pim, pim, pim. La Sabri Epica, il libro della felicità, su Amazon e in tutte le librerie. Allora, aspetta, mi devo impegnare. 1, 2, 3. E buongiorno, miei amati bussole, paperotti, dreamers, gamers, boy, gamers, girls. Giusto? Giusto. Sì. E bentornati in questo nuovo video in compagnia dei miei due amici. Ciao Francia, ciao Giulio. Ciao. 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 I nostri video in tre hanno spaccato, raga. Sono piaciuti a tutti. Che bello. Che bello. Deve diventare una bella rubrica. Allora, ragazzi, siete pronti per questo nuovo video da fare in compagnia della vostra amica Sabri? No, sì. Non sei mia amica, però il video sono pronto. Come non sono tua amica? Ma quanto faccio il mio pianoforte? Oh. Ale, almeno io sono più tua amica, io sto ancora aspettando il libro. Franci, hai ragione, vedrai che ti arriverà presto il tuo libro. E non solo il libro, perché ti manderò anche un piccolo regalino. Comunque, voglio l'autografo, video di oggi, alla mia best amica YouTuber. Con la dedica privata. Sì. Franci, devo dirti una cosa, che tu sarai molto avvantaggiata in questo video che andremo a fare. Ok. Venite qua un attimo tutti. Sento venite un qua certo un odorino tutti. Di fregatura dopo questa frase. Ma c'è un motivo, c'è un motivo, Giulio. Allora, io adesso prendo il mio inventario e prendo un bel pet. Cosa potrei mettere in palio? Mentre palio. Lei pensa, Giulia, ti ho vendicato, le ho rubato un uovo. È vero? No, vuoi vedere tu non io hai idea di che cosa mi ha fatto. Vai, vuoi vedere io cosa ho scambiato con così tanta fatica? Guarda, ciò ho dovuto dare di tutto. Ridammi Abu, il mio ridammi Abu. Certo. Veramente mi ha scammato. Mi ha scambiato la mia King Monkey per averla. Mi ha detto: o mi dai un pet uguale o del valore superiore. Quindi ho dovuto tradare un Safari Egg per uno di quelli per avere la mia Abu. Ti dico solo questo. No, vabbè, dai. Sì. E questo, bambini, è come ricattare i vostri amici. Prego. Esatto. Allora, ragazzi, io l'ho rubato questo. Bello. Esatto, me l'ha rubato. Perché abbiamo fatto una gara a chi lo scambiava meglio. E lei a un certo punto mancava un minuto, se n'è andata. È uscita dal server da TS. Comunque, a proposito di questa roba, vedete che io qua ho un bellissimo farm egg, ok? Sì, è mio. Se lo aggiudicherà, vedremo se sarà o tuo o di Giulio. Giulio, fare questa sfida? Per fare questa sfida io ho bisogno che tutti e due voi leviate le mani dalla tastiera, ok? Dovete avere le mani davanti qua, cioè fatemi vedere che non sbirciate, non barate. Quindi mani in alto, tenetele sempre sollevate, perché io adesso andrò a fare una cosa. È un video faticosissimo questo. No, allora adesso io sono sul sito degli scambi, ok? Ok. Che cosa succederà in questo video? Che io vi metterò alla prova. Faremo un quiz e voi mi dovrete dire quale è il vincente, quale è il perdente, ok? Ci sto. Praticamente alla fine del quiz io sceglierò chi è il vincitore in base alle vostre risposte. Ovviamente terrò in considerazione che Giulio gioca da meno tempo rispetto a Franci. Ci siete? Allora, voi da casa potete giocare insieme a noi. Io, prima di far rispondere loro, lascerò qualche secondo per voi per mettervi alla prova e vediamo quante ne sapete anche voi su Adopt.me. Voi giurate che davanti a voi non avete il sito con la lista del valore degli animali, dei pet, degli oggetti, eccetera? Giurello. Giurello, avete le mani sempre davanti a voi? Io sono una persona onesta, non so Giulio. Va bene, allora, la prima parte del quiz, voi da casa sarà un po' più difficile partecipare perché vedrete esattamente la risposta. Potrete partecipare nella seconda parte. Allora, Franci, inizio con te, con qualcosa di molto 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 semplice. Ok. Va bene? Visto. Io adesso ti dico un pet e tu mi dici più o meno a che valore sta. Allora, ti ricordo che si parte dall'1, okay, e si arriva fino alla riga 40, ok? Tu devi fare un range al massimo, vediamo di quanto sbagli, ma di base sarà magari sul 10, nel senso che se tu dici 20, potrebbe essere dal 20 al 30 o dal 20 al 10. Vediamo quanto sarà il tuo range massimo di sbaglio. Va bene. Inizio con uno piuttosto facile. Ok. Vediamo un po', secondo te, dove sta il topolino normale? Quindi dall'1 al 40 in che range sta?
Noi lo vediamo scritto qua, è questo qua che sta apparendo. È difficilissimo. 20. Vai. Dai 20 ai 30, direi un 25. Ok, no, no, puoi dirmi proprio da 10 anche, più o meno. Tu dici dai 20 ai 30. Sì. Ok, tu Giulio? Un range da 10 anche tu? Fino a che numeri arrivano? Al 40. Allora io dai, giusto per variare, faccio dal 40 al 30. E tu fai dal 30 al 40. Sì. Ok, adesso siccome non posso dirvi precisamente chi ha vinto, perché c'è un motivo principale, dovete essere un po' più specifici. Quindi avete un range di 5. Ho detto 24. Tu dici 24, quindi 24 più 5 meno 5. Giulio? Io dico 30. Dai. Tu dici 30? Sì. E allora il primo round se lo giudica Giulio, perché sta proprio sul 30, per quello grazie. Che eravate pari. Ti giuro che non ho il sito. Eh no, però bastava ragionare, perché io ho detto che eravate pari, uno ha detto 20-30, l'altro 30-40. Era per forza 30, perché ho detto che eravate pari. Non avevo assolutamente fatto questo ragionamento. Va bene. Avevi detto che eravamo pari. Bravo. Bravo Giulio, mi sei piaciuto, non me lo aspettavo. Grazie. E quindi qua sotto apparirà la classifica. Giulio 1, Franci 0. Franci, ma Franci, ma io su queste cose non sono brava. Vabbè, ma questo ammetto che è un po' difficile. Sì. Allora andiamo con uno molto più semplice adesso. Ok. Franci, già il topo mi ha detto che era facile. Infatti era difficilissimo. Allora vado con uno più facile. Ok. Franci, c'è un pet, ok, che vale come la King Monkey. Qual è il pet che vale come la King Monkey? Ma è sempre una scimmia. Non è una scimmia, potete farmi delle domande, fino a 3 domande. Io lo so. Ho sentito premere qualche tasto. No, no, vi giuro. No, hai le mani su, Giulio? Ho le mani su, si vedono per tutto il tempo. O so scrivere coi gomiti, ma non è vero. Non lo so. Vai, Franci, non è una scimmia? Provaci. Provaci, è buttati. Leggendario. Non lo so. Aspetta che vado a vedere. Secondo me è sempre leggendario. Non è leggendario, mi sembra, eh. Davvero? Allora non lo so. Mi sembra che non sia leggendario. Buttati, Franci. 3. Skelerex. 1. Tu dici Skelerex. Giulio, invece, tu cosa dici? Allora, mi sembra. Vai. Sono indeciso fra due in realtà. Ok, dimmi pure. Il corvo e il riccio. Ok, secondo o forse te? Forse la renna artica anche. No, il riccio è più su. Ok, Franci dice che il riccio è più su. Tu Giulio cosa scegli tra corvo e riccio? Scelgo... non lo so, il riccio. Bravissimo, sì. Giulio, 2 su 2. La King Monkey vale come il riccio. Bella. Franci, allora, ma ti ricordi mi che nel video che abbiamo fatto poco fa io ti avevo detto che avevo appena scambiato il riccio per la King Monkey perché valevano uguale, ma ho dovuto aggiungere un uovo. Sabri, io non mi ricordo che mi sono mangiato a mezzogiorno. Hai ragione. Ma io lo so, Giulio... soltanto perché te ne dovevo dare una. Ecco, immaginavo. Giulio passa a 2 punti. Okay. Allora, domanda per Giulio adesso. Ok, okay, sono Giulio. Pronto, Maria. Vai. Qual è l'uovo che puoi trovare su AdobMe adesso che vale meno? La risposta è questa qua. Ma che si compra adesso? Sì, che si compra. La risposta che vedete è questa. Non ho la più pallida idea, non Dai, l'ho mai Giulio. Comprato, mi so. Immaginavo davvero. Io ti conosco, sei il mio pollo e lo sapevo che per te era difficile. Per Franci è facilissimo. Provaci, devi buttarti. Brava Franci. Franci recupera con il cracked egg. Tanto Giulio non ci saresti mai arrivato. No, lo sapevo. Infatti mai. Che è l'uovo, cioè, Giulio sembra... ha 20 vomito e non ha mai aperto un uovo. Mai Giulio non ha mai aperto un uovo normale. Forse solo i mythic. Vabbè, ma Giulio ha fatto solo così. Solo i mythic. Stiamo sì. 2-1. 2-1. Franci, torno da te. Allora, io musichetta ti dico due pet. Di chi vuole essere milionario sotto? Esatto, musichetta. Io ti darò due pet e okay. Mi devi dire qual è quello che vale di più, ok? Ok. Franci, vale di più il maiale o okay. La Black Panther? Sono entrambi rari. Sono entrambi, sì, direi proprio dei pet rari, assolutamente. Vado con maiale. Maiale, tu Giulio confermi o cambi la risposta? Non sento più nessuno. Io... Pronto? Mi sentite? Le mani sì. Ce l'avete su? Sì. Le mani ce l'avete su? Ok. Non ci sente Franci, aspetta.
Giulio, confermi o vuoi cambiare il risultato? Tra maiale e Black Panther, quale vale di più? Dai. Allora, io non so assolutamente in che uovo si trovino quei due cosi. Fantastico. Non si dice, non si quindi... dice cosi. Quei due animaletti. Ok. Quindi dirò la Black Panther, perché Wakanda per sempre. Ok, e allora Giulio si aggiudica anche questa manche. Ma Franci allora, la Black Panther sta al 23 e il maiale sta al 24. Allora no, cosa hai da dire a tua discolpa? Vai Franci. Ah, il Black Panther è comune, mentre il non comune, mentre il maiale è raro. Ok, ma la Black Panther esce dal Jungle Egg e l'altro dal Farm Egg, quindi sta davanti. Vabbè, non è detto proprio, però vabbè. Però io sto andando in base al sito, quindi Franci, ahimè, Giulia si prende un altro punto. Vabbè, ma questo qui è una questione di fortuna, io non sapevo neanche che uscivano da quelle uova. Lo so, Giulio, lo so benissimo. Ah, okay. Allora, sta facendo tutte domanda... le domande per far vincere a Giulio, ragazzi. Non è vero, domanda per Giulio. Ok. Aia. Dimmi i pet e le uova che stanno sopra il Frost Dragon. Ah, senti, guarda che è muto. Non lo so. Allora, ci sono sia dei pet che delle uova che stanno davanti al Frost Dragon. Allora, provaci. Lo Shadow Dragon. Ok, lo Shadow Dragon, sì. Quello che ha Franci, il pipistrello Dragon. No, devi dirmi però il nome giusto. Bat Dragon. Sì. Bravissimo. Okay. Poi... L'unicorno solo pet, vero? Non mi ricordo. L'unicorno cattivo pet ci sta. Uova. No, l'unicorno cattivo vale meno del mio, mi sa. Non lo so, devi dirmelo tu. Ce l'ho. Jungle Egg. Quindi il Jungle Egg, ok. Poi. Unicorno, Evil Unicorn. Ok, tu confermi queste risposte? No. Franci, le vuoi cambiare? Sì. Vai. Ha mancato. Vai. Allora, nell'ordine, poi mi sbaglio, dovrebbero essere Shadow, Bat Dragon, sì. Giraffa, sì. Safari. Brava. Brava. E poi il Frost. È vero che si chiama Safari, non Jungle. Brava! Cioè, e Franci, frega Giulio! I primi me li ricordo. E andiamo sul 3-2. Bravissima Franci, mi sei piaciuta tantissimo. Adesso andiamo a farlo un po' più difficile, in maniera tale che anche i fan lo possano. Ma come è più difficile? Allora, io adesso scelgo, per esempio, un Evil Unicorn. Ok. Ok. Io sto offrendo un Evil Unicorn. È il mio dream pet. È il tuo dream pet. E dall'altro lato mi stanno dando, allora, una renna artica. Ok. Mm-hmm. E in più mi stanno dando un cobra neon. Ok? Sì. Quale sarà il valore? Secondo te, Franci, quale sarà il valore che uscirà a me? Lose, big lose, little lose, potrebbe big win. Potrebbe fair. Ma per te è un fair. Ma soltanto per la renna, il cobra, se c'era solo il cobra, era un lose. Potrebbe... Ok, quindi secondo te è un fair. O è uno small lose o è ok, fair. Perfetto. Scegli una delle due. Small lose. Small loose, Giulio? Cioè, allora aspetta, fammi capire, io sto dando l'Evil Unicorn. Sì, e ti stanno dando una renna artica e un cobra neon. Ah, ma lo sto dando io! Sì. Allora è uno small win. Anche secondo me è uno small win. Quindi voi date l'unicorno l'Evil, sì. E in cambio vi danno la renna artica e un cobra neon. Perché voi fate una little win, la giusto? La renna artica sta sotto la King Monkey, che sta sotto l'Evil Unicorn. Ok. Il cobra sta stra in basso, però questo è mega, quindi vuol dire che comunque no, barra... neon. Ah, neon, non mega. Neon? Sì, neon. Vale, ma non in maniera... Sì, allora secondo me è small loose, basta, mi lancio. Small loose e secondo Franci? Avevo detto small win, però... Small win. Vado? Sì. 3, 2, 1... Small loose! Ma questo è Giulio come batte la Franci! Me l'avevo detto lì! Allora, adesso andiamo... un po' più difficili, perché prendiamo come più difficile? I veicoli. Ai ai ai. I veicoli. Ciao, non so neanche. Noi offriamo una banana car. In cambio ci danno, come si chiama, il Donuts Circle. Okay. Il ciclo di ciambelle. Ok. Ok? Ti ricordi qual è, Giulio? Quello che ti ho scammato io. È un win. Quello rosa. Rosa. Secondo te,
Franci, se tu offri una banana car e loro ti danno un circle di ciambella, è un win. Che cos'è? Un win per te, Giulio? Dalla mia esperienza in veicoli, zero. Dico, okay. Small lose. Vado. Win! E Franci recupera! È un win soltanto perché ho provato ad ottenerla questa cosa e nessuno me la voleva dare. Me l'hai detto e non ce l'hai fatta. Cosa? Il donut allora, cycle? Adesso facciamo un qualcosa di più difficile. Inizio da Giulio. Vai. Sì. Giulio, io prendo una specie di patata con gli occhi. È un toys. Ok. Una patata con gli occhi che io offro in cambio di una testa a scheletro. Se vuoi ti dico anche come si chiama. Come si chiama la testa a scheletro? Skull Drum. È un win. Ops. Cioè, se, secondo te, se io do la patata e lui mi dà Skull Drum? Sì, se tu dai una, adesso ti dico che cos'è, un attimo. Ma che ne so, small win. Lui è un uovo che abbraccia, diciamo. Io do un uovo che abbraccia e lui mi dà una, uno Skull, quello che vi ho detto. Small secondo win. Te che cos'è? Che? Secondo te è small win. Secondo te, Franci? È win perché sicuramente, perché la patata si trova adesso mentre il drum era dell'evento dell'anno scorso di Halloween. E allora vado a vedere, è una grandissima perdita perché la patata con gli occhi, quello che vi ho detto, vale tantissimo invece. Eh? È un uovo che abbraccia con gli occhi. Era un raro di Pasqua 2018. No, aspetta. Ma perché è un uovo? A me sembra una patata. Ma la patata con la gli patata. Occhi c'è adesso. Sì, la patata con gli occhi c'è adesso. Ragione, dai, non vale. Allora che questo scartiamo, avete ragione, questo non vale niente. Grazie. Ci riprovo con questo. Anzi, allora, un punto a tutte e due fai. Va bene, che è uguale, la stessa cosa. Allora, andiamo sempre sugli oggetti, sì. Ok? Ok. Io offro un... Vi dico che cos'è precisamente. Un... no, questo è troppo facile, ok. Un ombrello clown. Ok. Ok. Un ombrello clown. E in cambio mi viene dato un sonaglio lunare. Però non ce l'ho presente il sonaglio lunare. Come si chiama? Chi lunar, deve andare? Perché io ce l'ho in italiano. Come è fatto? È praticamente un sonaglino, quello dei bambini, fatto ox, diciamo. Lunare. Cioè rosso? Sì, rosso e giallo. Allora, che cosa gli do in cambio? Un ombrellino... è un lose. Dico come si chiama? Aspetta, un ombrellino si chiama ombrello clown. È un lose. È un lose, secondo te, Giulio? Non ne ho la più pallida idea, quindi anche qui andrò a caso, dirò small win. È assolutamente un lose. Brava Franci. Per Giulio è troppo difficile. Quindi torniamo sui pet. Ok. No, qui sa tutto. Vai. Qua Giulio mi sembri molto ferrato sui pet. Ma è perché allora, l'unica roba che guardo, cioè degli oggetti, delle macchine. Va bene. Io offrirò uno squalo mega. Ok. Uno squalo mega. Lo offro per una Frost Fury Neon. Ok. Ok, sì. Ci aggiungo una coccinella d'oro neon. Cioè, per tu okay. Stai mettendo lo squalo e la coccinella per il frost? No, io sto mettendo uno squalo mega. Ok. Per una Frost Fury Neon. Ok. Una coccinella d'oro neon ed anche una rana neon. È un win. Secondo voi che cos'è? Ve lo ripeto, io offro uno squalo mega e in cambio mi danno Frost Fury Neon, coccinella d'oro neon e rana neon. È un win. Per Franci è un win. Per Giulio? Secondo me è un big win. Secondo te è un big win? Andiamo a vedere. Avete sbagliato tutti. È un little lose, una piccola perdita, perché lo squalo mega vale di più. Ah, perché giusto, lo squalo non si trova più. Già, perché lo squalo adesso non si trova più, effettivamente, perché è degli Ocean Egg. Sì. Allora, uno un po' più difficile. Ok. Va bene. Abbiamo un Ghost Bunny Neon. Ok. Neon, a cui aggiungiamo un leone. Ok. Ok. Okay? In cambio, però, posso ottenere un riccio. È un win. Secondo voi... Aspetta, che cos'era? Che cosa davi? Il Ghost Bunny? Io ho offerto un Ghost Bunny Neon. Sì.
Win. E anche un leone. Win. È win o una big win? Ma big se dici win. Così... Non lo so, dovete dirmi voi se allora, è un win o una big win. Allora, se che dicono che il riccio vale anche un corvo, queste cose così per me forse è big win. Secondo te, Giulio? Win. Ma andiamo a vedere e vince Giulio perché è solo una win. Franci, oh Franci, oh Franci. Allora ragazzi, io adesso mia, io davanti. Io dalla vai, mia dalla tua. Dico sempre che non sono una grandissima esperta di trade. Va bene, io non è un problema. Io guardo il sito, però se il petto mi piace prendo il petto. Fai poi. Bene, fai benissimo. Ragazzi, adesso iniziamo in scala dall'1 in poi. Uno a testa mi dovete dire i pet che trovo nella lista, partendo dall'1 Shadow Dragon, ok? L'1 lo dico io, Shadow Dragon. Franci, 2. Battle Dragon. Brava. Giulio, 3. No, mi sono già scordato. Giraffa. Bravissimo. Okay. Franci, dopo la giraffa che pet ci sta? Safari Egg. Sì, sì, togliamo le uova, andiamo subito con allora i pet. Allora il Frost Dragon. Bravissima, questi li abbiamo ripetuti prima. Potete sbagliare solo 3 volte, eh. Contate le volte che sbagliate. Giulio, dopo il Frost Dragon, che cosa c'è? L'Aul. Sto rispondendo a un messaggio, non sto imbrogliando. Bravo. Ci ho preso? Bravo, sì. Wow. L'Aul. Franci, dopo l'Aul, dopo il gufo, che cosa ci sta? Evil Unicorn. Però mi ricordo che forse c'era qualcos'altro prima. Evil Unicorn, risposta corretta. Giulio, insieme all'Evil Unicorn, che pet ci sta? Dai, dai, non è difficile. Non è difficile. Il corvo. Giulio, primo errore. Prova con un altro pet. Ah, devo ancora? Sì, sì, hai 3 errori. Ma nello stesso livello. Cioè, sei nello stesso livello, sì. Ma mi fai eliminare così. Pappagallo. Bravissimo, wow. Giulio! Franci, sotto il pappagallo e Evil Unicorn, che cosa ci sta? Aspetta, fammi pensare. Dai nero. Che ce la fai, Franci. Mi ricordo qualcosa di corvo. Brava, Franci. Giulio, sotto il corvo, che cosa ci sta? Sotto il corvo, cosa c'è? Il riccio. Bravo! Sì. Franci, insieme al l'abbiamo riccio, detto chi ci prima, sta? L'abbiamo detto prima, alla King Monkey. Brava! Giulio, sotto la King Monkey e il riccio, chi ci sta? L'Arena Artica! Giulio. Bravo! Sì. Franci, sotto allora. L'Arena Artica, chi ci sta? Non ne so più io, lo dico. Aspetta, oh, lo so perché l'ho cercato prima. Dalmata? Brava! Giulio, sotto il dalmata, chi ci sta? Chi ci sta? Chi ci sta? Io dico... Ti do un indizio, è uno dei miei dream pet. L'albino monkey! Sbagliato, ultimo tentativo per Giulio, se sbagli questa, Franci vince questo round. Ma tu mi hai detto che è un tuo dream pet, ma hai scammato! Eh sì, no no, è uno dei miei pet preferiti, è uno dei top 3 preferiti. È uscito anche il video che ho ottenuto questo dream pet. Fenicottero! Mio. Bravo Giulio, fenicottero. Si salva in corner! Ah, fenicottero! Fenicottero! Franci, sotto il fenicottero chi ci sta? Tartaruga. E il primo errore per Franci. Allora aspetta. Riprova. La scimmia albina. Brava Franci, Giulio, non puoi più sbagliare. Sotto Bruno, cosa chi c'è? Ci sta? Ti do un indizio gigante. Ok. È solo un pet, non sono tanti. Eh no, nel senso che poi dalla riga dopo sono tanti pet. Ah, quelli della riga dopo me li ricordo, mi sa. Giulio, è facile. È l'ultimo che è un singolo, è facilissimo. Non ce l'ho, non mi viene in mente. Ce l'hai. Io pensaci, dico... allora è un uovo che i leggendari sono 2, uno però vale più dell'altro. Leone? Leone non è leggendario. Pensaci bene alla tua risposta, è un leggendario. Giulio. Big indizio, l'ho detto io prima. Esatto. L'hai detto tu. Vai Giulio, vai. 5, 4, buttati. 3, che marmino. Il 2, la mucca, non lo so. No, 1 e stop, era la tartaruga. La tartaruga. E quindi Franci si aggiudica, anch'io mi sono disconnessa, questa manche. Andiamo, allora torniamo nel gioco per vedere chi sarà il vero vincitore. Vi aspetto in casa mia. Sembra una di quelle cose alla Grande Fratello. È vero, sì ragazzi, sembravo signorini. Venite a casa mia.
Ok. Posso dire che la musica di casa tua mi ha appena devastato l'esistenza. Scusami. Ok, ci Pokémon! Pika pika! Mettetevi uno di fianco, seduti qua sul divano azzurro. Vai via, vomito, super vomito. Vai, seduti qua, tira via l'ovetto, Franci. Allora ragazzi, siamo giunti al verdetto. Siamo giunti al verdetto. Devo dire che siete stati molto molto bravi. Anche tu Giulio, nonostante non conoscessi i mezzi di trasporto, mi sei molto piaciuto sui pet perché giochi da solo un mese. Quindi sì, io ora conosceva più cose di me. Vi dico di chiudere gli occhi perché prima di tutto vi darò un pet in mano. Vi regalerò un pet, quindi chiudete gli occhi perché non potete vedere che cosa vi sto per regalare. Bat Dragon! Grazie mille per la cucuvaia. No, no, ce li hai tutti tu le mie cucuvaie, quindi aspettate. Ecco perché ne ho così tante! Fermi, perché sto cercando un bellissimo pet da darvi. Oh mio Dio, che bello questo. Avete gli occhi chiusi? Io ho gli occhi chiusi, Franci, sì. Sai che farà schifo, sì. Sì, lo so. Ok. Perché ha fatto quella risatina, allora. Che bello che sarà questo. No. Non sarà mai bello. Sono d'accordo con fidatevi. Te. Sì, dai. Fidatevi. Fidatevi sì, che certo. Sarà una cosa bellissima. Allora, Franci ha appena tenuto il suo, adesso lo diamo anche a Giulio. Quindi non è nemmeno leggendario, Giulio. No. A Giulio gli diamo questo. Questo, guarda, per me ha fatto una selezione, quindi fa ancora più schifo il mio. È un dingo. Allora, è un dingo. Via, potrete vedere il vostro primo pet. Aprite gli occhi, via! Ecco, lo sapevo, il per Tiger, ma guarda te, ma poi perché sta guardando il muro il mio? Ma adesso arriva il momento importante. Ok. Signore e signori, rullo di tamburi, il Farm Egg se lo aggiudica. Oh. Chi mi trova per prima? Sono nascosto nella mappa, venite a cercarmi! Ma che cos'è questo scammone incredibile? Io, Franci... Forza, forza, forza! Io mi ribellerei a questo sistema. Su di me, quindi ha barato. Giulio si aggiudica il Pokémon. Ma come ha fatto? Bravo, bravo Giulio. Era tutto calcolato per far schiudere finalmente un uovo a Giulio. Venite pure in casa mia, Giulio, che ti do il tuo Farm Egg. Ma dove eri? Ero nel negozio di auto, ma Franci ha barato, si è teletrasportato su di me. Io non avevo capito mica niente. Franci, infame, per te solo il salame. Cioè, già ti ho rubato un uovo, non posso rubarti altre cose. Vabbè, ma poi Giulio effettivamente è quello più povero di noi. E quindi Giulio, che ha un unicorno diamante neon. Perché ti sei... Giulio, tira via quel Wolpertinger. Giulio, l'ho messo. Bravo. Via. Ma guarda questa come sfoggia la sua giraffa. Questo e allora è un po' ragazzi, un grazie per essere stati con noi. Loro sono stati bravissimi. Spero che anche voi abbiate azzeccato le risposte. Mettete un bel commento perché noi vi leggiamo e vi mettiamo anche cuoricini. Da Sabri è tutto, da Franci è tutto, da Giulio è tutto. Ci vediamo domani con il prossimo video. Ricordatevi che oggi alle 4, 3, 3, 3 esce il video sul canale di Franci, sì. E forse anche quello di Giulio, non lo sappiamo, lo scopriremo solo vivendo. Quindi andatelo a vedere, ciao! Ciao! Ciao!